Buongiorno a tutti. Oggi in un luogo inedito per le nostre registrazioni. In realtà, una volta un video ce l'ho pure fatto qui, però, ma tanto tempo fa, in un contesto diverso. Ma torniamo alla lettura del racconto che Mario Roatta, che il generale Mario Roatta, ci fa delle ore dell'armistizio. In quel capitolo, denominato appunto l'armistizio del suo volume di memorie 8 milioni di baionette. Nei video precedenti, nei giorni precedenti, abbiamo in qualche modo analizzato il percorso, l'evoluzione, i rischi, le opportunità che lo stesso Roatta evidenzia nella gestione politica, militare, diplomatica di quello che sarà appunto l'armistizio, o meglio la resa senza condizioni. Ebbene, siamo arrivati all'8 settembre, siamo arrivati alla fine dell'8 settembre, alla serata, e vediamo cosa riferisce lo stesso Roatta. Annunciato l'armistizio, non c'era che da accettare la situazione così com'era e far fronte all'imminente aggressione germanica. È per questo che il capo del governo, nella allocuzione alla radio annessa all'annuncio dell'armistizio, ha ordinato di reagire decisamente alle violenze da qualsiasi parte provenissero, confermando così col mezzo più rapido e diffuso possibile le disposizioni in vigore circa il contegno da tenere rispetto alle truppe tedesche. Che vi fosse una capacità di comprensione dell'annuncio dell'armistizio da parte di Badoglio è tutto da dimostrare. Qui Roatta pecca molto di autocompiacimento e di compiacimento nei confronti di Badoglio, ma diciamo, sta di fatto che proseguiamo e vediamo un po' come al solito si arrampica un po' sugli specchi. Dato quanto accaduto, la situazione più preoccupante e più assillante risultava quella di Roma, che era cambiata di punto in bianco. Sino a poco prima avevamo nutrito piena fiducia che col nuovo dispositivo di difesa e soprattutto col potente concorso alleato a sua portata, la capitale avrebbe resistito efficacemente all'attacco germanico. Si sarebbe trattato di difendersi sul posto, magari anche contro tutte le truppe tedesche della regione, al massimo per alcune ore. Ma subito dopo le forze germaniche, contrattaccate dalla nostra massa di manovra e prese sul tergo dalle forze alleate sbarcanti, avrebbero dovuto scindersi, rinunciare all'attacco alla città e sarebbero state in definitiva battute. Adesso non so qual è il sogno che stava facendo Roatta, però sappiamo che questi non c'erano i presupposti, diciamo che quello che era emerso nelle ore precedenti era esattamente il contrario. E non si escludeva l'eventualità che Kesselring, avendo notizia dell'avvicinarsi dei convogli alleati al litorale laziale, facesse fronte da quella parte rinunciando a marciare sulla capitale, nel qual caso saremmo stati noi che l'avremmo attaccato. Anche qui, diciamo, pecca, no, di ottimismo di più. Viceversa, quanto mai favorita, veniva a risultare la situazione delle truppe germaniche. Kesselring non poteva rendersene immediatamente conto. Nel pomeriggio dell'8 aveva comunicato allo Stato Maggiore dell'Esercito che, in base ai referti della Luftwaffe, prevedeva uno sbarco avversario all'indomani sul litorale della Campania o del Lazio sino all'altezza di Civitavecchia, e aveva pertanto disposto che la terza divisione Panzergrenadiere eseguisse la sera stessa un certo spostamento verso sud per essere in grado all'alba di intervenire subito sul litorale laziale o di proseguire il movimento verso la Campania. Con tale precedente, al momento dell'annuncio dell'armistizio, egli non può, logicamente, avere pensato che questo fosse per noi una sorpresa come tempo e che non esistesse nessuna coordinazione fra l'attacco alleato e la difesa italiana. Nel senso, Kesselring si diceva: ma è possibile che gli italiani siano così sprovveduti? È proprio così. Ma avrà avuto il contrario, la convinzione che tutto fosse stato perfettamente combinato e che lo sbarco anglo-americano sarebbe avvenuto proprio nel Lazio per dare la mano alla difesa della capitale e minacciare nel contempo da tergo la decima armata germanica. E perciò, mentre ha dato il via al tentativo di colpo di mano notturno su Roma, ha certamente disposto che una parte delle sue truppe attestate alla costa per guardarsi le spalle. Se non che, nelle ultime ore della notte sul 9, la sua aviazione gli ha indubbiamente riferito, come la nostra a noi, che lo sbarco alleato era limitato alla Campania e ha allora compreso come fosse vero l'incredibile, ossia che la difesa della capitale era abbandonata a se stessa.
chissà chi l'aveva abbandonata a se stessa, e che egli poteva attaccarla con tutte le forze a portata, senza tema di diversivi dall'esterno. Qui Roatta ci descrive questi avvenimenti come se lui non entrasse per nulla, come se fosse un cronista asettico delle vicende narrate. Ad ogni modo, salvo probabilmente nelle prime ore, quando l'OBS, l'alto comando sud, si preoccupava ancora della costa, si trovarono di fronte, in corrispondenza della capitale, 85.000 tedeschi e 65.000 italiani. E la nostra inferiorità era ancora maggiore dal lato efficienza, data la diversità d'armamento e di attrezzamento, per esempio 700 veicoli blindati, tra cui 167 carri Tigre da parte germanica e 200 veicoli blindati da parte italiana. E dato che circa un quarto delle nostre forze, 15.000 circa, era costituito da reparti costieri, da truppe ai depositi, da scuole e da elementi di polizia, ossia da formazioni meno idonee per inquadramento, armamento, attrezzamento e addestramento, ad operare contro unità ultramoderne come erano quelle di Kesselring. Quindi sostanzialmente dice, gli italiani erano numericamente inferiori e anche qualitativamente inferiori. Quindi diciamo, che di cosa stiamo parlando? Altra fonte di preoccupazione costituiva la presenza nella capitale della famiglia reale e del governo, che bisognava assolutamente sottrarre alla cattura da parte dei tedeschi. Il loro trasferimento in altra sede, con o senza l'alto comando, in previsione o all'atto di un'aggressione germanica, non era mai stato predisposto, e già qui ci fa capire come stavamo messi bene. Prima di iniziare le trattative di armistizio, probabilmente perché si pensava che qualsiasi altra località sarebbe risultata ugualmente esposta, e successivamente perché si confidava, grazie al concorso alleato, di mantenere la capitale. Così, in definitiva, era stato deciso che all'annuncio dell'armistizio famiglia reale e governo restassero in Roma. Non solo, ma che vi rientrassero immediatamente, riprendendo le loro primitive sedi, il comando supremo agli stati maggiori delle tre forze armate, i quali, dopo la dichiarazione di Roma città aperta, si erano trasferiti nei dintorni, rientro che venne infatti attuato la sera dell'8. Le forze tedesche entrarono immediatamente in azione, due sentinelle costiere italiane furono uccise al lido di Roma, appena 10 minuti dopo l'annuncio italiano dell'armistizio. I deboli distaccamenti costieri dislocati a sud del Tevere vennero rapidamente sopraffatti dai reparti paracadutisti germanici tra loro inseriti. Secondo le notizie avute nella prima parte della notte, le truppe tedesche operarono come segue. Terza divisione Panzergrenadier marciò su Roma su almeno tre colonne. La colonna di destra, che disponeva di molti reparti d'autoblindo, si diresse su Civitavecchia. Due altre colonne, molto forti in carri armati, puntarono direttamente sulla capitale. Un'altra colonna, di cui mancarono ulteriori notizie, venne a un certo punto segnalata in movimento in direzione imprecisata ad est del Tevere. Seconda divisione paracadutisti. La divisione attaccò subito le posizioni della divisione Piacenza fra il Tevere e la linea Anzio-Genzano. Il raggruppamento tattico di Frascati si mise in marcia in direzione sconosciuta. Inoltre, l'OBS mise in marcia su Roma anche una parte della 15ª divisione, non compresa nel totale di forze poco fa citato. Infatti, venne segnalata una colonna motorizzata di detta divisione in movimento da Formia Idri su Terracina. Non se ne ebbero più notizie, è probabile che all'alba del giorno 9, in seguito allo sbarco di Salerno, la marcia della colonna sia stata invertita. I combattimenti cominciarono subito sulla vallinea tenuta da una frazione della divisione Piacenza, dove le truppe tedesche, a contatto con le nostre, piombarono loro addosso da ogni parte, non senza ricorrere a stratagemmi per sorprendere la loro buona fede. Altre unità germaniche, già alloggiate al di qua di detta avanlinea o passante attraverso i suoi intervalli, attaccarono quasi contemporaneamente le posizioni della divisione Granatieri a sud del Tevere. I combattimenti sul fronte nord si iniziarono più tardi, dopo mezzanotte. Le truppe della difesa esterna reagirono con la più grande decisione e si batterono con accanimento, come del resto in seguito. All'interno della città tutto era calmo. Verso le ore 3 del 9 settembre la situazione risultava già la seguente. Intatta la vallina a nord del Tevere, divisione Ariete, che aveva nettamente respinto l'attacco della terza divisione Panzergrenadier, praticamente fuori causa la vallina a sud del Tevere. La difesa esterna, divisione Granatieri, resisteva efficacemente sulla destra del fiume, presumibilmente alla colonna di destra della terza divisione Panzergrenadier, quella passata per Civitavecchia.
Sulla sinistra del Tevere, la difesa esterna, stessa divisione, malgrado la perdita di qualche posizione, teneva testa efficacemente alla seconda divisione paracadutisti. Qualche nucleo germanico era riuscito ad infiltrarsi verso la regione San Paolo, in bocco sud-ovest della città, ma stavano già accorrendo da quella parte importanti elementi motocorazzati, tratti dalla riserva della divisione Ariete. Reparti imprecisati germanici, provenienti da sud, verosimilmente il raggruppamento tattico di Frascati, cominciarono ad apparire verso Torre Sapienza, ad est della capitale. In sostanza, la difesa aveva tenuto testa all'avversario e il colpo di mano notturno di Kesselring su Roma non era riuscito, ma si delineava un movimento per accerchiare la città anche da est, per opera dell'ultima colonna di qui sopra e, si riteneva, per opera altresì di quella colonna di sinistra, della terza divisione Panzergrenadier, era stata segnalata ad est del Tevere e di cui si era perse le tracce. Frattanto era giunta notizia che tutto lo specchio d'acqua a nord del parallelo di Napoli e fra le penisole e la Sardegna era completamente sgombero di naviglio e mezzi da sbarco, mentre quella a sud del Golfo di Napoli ne rigurgitava. Chiaro pertanto che le operazioni di sbarco alleate erano limitate all'Italia meridionale. Sino a tale momento, sebbene gli avvenimenti ci avessero dimostrato che le cose si svolgevano in modo diverso da quello da noi atteso e sul quale ci eravamo basati, avevano nutrito la speranza che nella notte un'aliquota di convogli alleati deviasse dalla rotta già segnalata per dirigersi alle coste del Lazio. Magra illusione. Poi così, come abbiamo detto, pensava senza dubbio anche Kesselring. Ma ora la notizia di qui sopra toglieva anche detta speranza. In tali condizioni la resistenza avrebbe certamente potuto continuare, ma per quanto tempo e con quale esito? Giudicando che le forze anglo-americane sbarcate nell'Italia meridionale non avrebbero potuto far sentire la loro influenza diretta sulle operazioni intorno a Roma, prima di un tempo notevole, certi che la Luftwaffe avrebbe partecipato anche essa all'attacco della capitale, senza possibilità di reazione apprezzabile da parte nostra, sapendo la città senza riserve di viveri ed esposta ad essere privata anche dell'acqua, perché gli acquedotti correvano nelle zone controllate dai tedeschi, si venne nella conclusione che la resistenza non avrebbe certamente potuto durare fino a un efficace intervento dall'esterno e che in conseguenza la città e il governo sarebbero caduti prima o poi, ma inevitabilmente, nelle mani tedesche. Orbene, occorreva evitare a qualsiasi costo che il Reich si impadronisse del governo, perché lo avrebbero soppresso e sostituito con un governo fascista, il quale sarebbe risultato il solo governo italiano esistente e pertanto l'unico governo italiano legittimo. Su questo elemento di causa effetto avrei i miei dubbi. Comunque, l'armistizio testé annunciato avrebbe così potuto perdere ogni valore e l'Italia sarebbe caduta in parte nelle mani germaniche, mentre poteva darsi che il rimanente occupato dagli alleati non venisse più considerato come paese in stato di armistizio, ma come paese tuttora nemico. Sono le considerazioni suddette che condussero il governo alla decisione di trasferire lungo l'unica strada libera la famiglia reale e il governo stesso per sottrarsi ai tedeschi ed insediarli in una località non ancora precisata, ma sgombera da truppe tedesche, possibilmente non ancora occupata dalle forze anglo-americane, donde dirigere la lotta al fianco degli alleati contro le forze del Reich. Allora, ma se l'obiettivo fosse stato solo quello di preservare il governo e il re, perché ci andarono anche i capi militari? Punto di domanda. Non avrebbero dovuto i capi militari comunque seguire l'esito dei combattimenti ed eventualmente fare la stessa fine che avevano fatto loro, un po' come Messe aveva fatto in Tunisia? Punto di domanda. Se non che la continuazione della difesa di Roma, che sebbene senza alcuna probabilità di risoluzione favorevole, quindi si dà per spacciata, avrebbe certamente costituito un gesto qualora il governo fosse rimasto sul posto, non appariva più ammissibile dopo la sua partenza. Essa avrebbe infatti esposto la popolazione e la città a perdite e a distruzioni gravi, non solo senza speranza, ma soprattutto senza uno scopo adeguato a tali sacrifici. Quindi dice, ci siamo messi l'anima in pace e Roma era perduta. E avrebbe portato alla distruzione e cattura totale delle truppe addette alla difesa. In conseguenza, il governo decise di rinunciare alla ulteriore difesa della capitale, facendo ripiegare le truppe della difesa stessa, meno le forze di polizia destinate a rimanere in città, sulla regione di Tivoli. Questa è l'attività di Carboni.
Si aveva l'intenzione di utilizzarle, una volta raccolte, per azioni di manovra sul tergo delle truppe germaniche impegnate in campagna o sul fianco dei rinforzi tedeschi diretti da nord a quella volta e per dare a suo tempo la mano alle truppe alleate. Cioè le portiamo fuori, così in qualche modo diamo un diversivo e eventualmente aiutiamo anche gli alleati. Pure qui, grande ottimismo. Qualora poi vi fossero costrette dagli avvenimenti o dalla mancanza di rifornimenti, le truppe in parola si sarebbero riunite nella conca di Avezzano, piuttosto ben fornita di viveri, in Abruzzo si mangia bene, donde avrebbero eseguito puntate a breve raggio sulla retrovia germanica. Si trattava di una massa troppo grande perché l'avversario potesse trascurarla e perciò anche in quell'ultimo caso essa avrebbe attratto notevoli forze nemiche e concorso così all'azione degli alleati, che in teoria poteva pure avere una sua efficacia, peccato che poi non si è realizzato. Avendo il governo disposto, e non si è realizzato anche perché non c'erano i comandi, avendo il governo disposto che il comando supremo e gli stati maggiori delle forze armate lasciassero anch'essi la capitale, quindi è stata colpa del governo, il comando delle truppe della difesa venne affidato al comandante del corpo d'armata motocorazzato con l'ordine di raccogliere nella zona di Tivoli, quindi sempre colpa di Carboni. Lo Stato Maggiore Esercito decise di insediarsi a Carzoli, a breve distanza dalla zona di radunata delle truppe anzidette, ma a movimento iniziato ebbe l'ordine di portarsi anch'esso nella zona di Chieti Pescara, dove si era diretto il governo e si dirigevano il Comando Supremo e gli altri Stati Maggiori, zona dalla quale gli enti in parola proseguirono poi, come noto, per Brindisi, quindi cioè, in qualche modo si sono accodati e quindi diciamo, si è lasciato un po' alla delega del corpo d'armata motocorazzato. Riassumendo quanto attratto dalla difesa della capitale risulta, punto primo, il governo e l'alto comando italiano avevano stabilito di difendere Roma ed avevano tutto predisposto per la sua difesa, dice lui. Per la mattina del giorno 12 settembre, il primo giorno in cui secondo loro avrebbero potuto essere annunciato l'armistizio, sarebbe stato pronto un nuovo dispositivo notevolmente rinforzato e che comprendeva una considerevole massa di manovre. Quindi c'è tutta è colpa di questo 8 settembre. Se l'avessero fatto il 12 sarebbe stato proprio tutto diverso. Inoltre il governo e l'alto comando constatavano su un impotente concorso alleato a portata di Roma, in conseguenza del quale le truppe germaniche agenti contro la capitale si sarebbero trovate prese fra due fuochi. Quindi diciamo il governo ha fatto i conti col fatto che fosse il 12 e che il fatto che gli alleati avrebbero contribuito in maniera determinante. Due valutazioni assolutamente sbagliate e uscite così dal frutto della fantasia. Secondo punto. L'annuncio dell'armistizio avvenuto il giorno 8 e il fatto che le forze angloamericane non attuarono il concorso di cui sopra mutarono improvvisamente e sostanzialmente la situazione della difesa. Quindi dice sostanzialmente è colpa degli alleati che non hanno fatto quello che noi pensavamo facessero, la quale risultò ridotta alle sole sue forze del vecchio dispositivo, mentre le opposte truppe germaniche, libere da qualsiasi immediata minaccia dall'esterno, potevano procedere con tutte le forze all'attacco. Punto terzo, ciò malgrado la difesa fece fronte all'aggressione tedesca e con successo, tant'è vero che il primo attacco, quello della notte sul 9, venne sostanzialmente respinto o contenuto. Eh sì, però poche ore, perché poi già la notte hai capito che non andava più bene e quindi il re col governo e i stati maggiori hanno preso la via di Pescara, quindi tutta questa forza di organizzazione è durata veramente assai poco, ahimè. Punto quarto, è solo quando risultò palese che non si sarebbe realizzata neppure una parte del concorso alleato da parte nostra preventivato che il governo decise di lasciare la capitale e per le ragioni anzi indicate di rinunciare all'ulteriore sua difesa. Erra perciò chi sostiene che Roma non sia stata difesa. Essa è stata invece difesa energicamente con successo sino al momento in cui il governo, nelle circostanze di cui sopra, ha deciso di non proseguire nella resistenza e di sottrarre le truppe della difesa stessa alla sorte che ineluttabilmente le avrebbe attese attorno alla città e che purtroppo può incontrarlo per adibirle ad altri compiti. Quindi sostanzialmente la difesa è stata valida, abbiamo fatto un buon lavoro perché la difesa c'è stata dalle ore 19:45 fino alle 6 di mattina, quindi per quelle 9 ore, 10 ore c'è stata la difesa, quindi in qualche modo abbiamo fatto il nostro lavoro. Quello che è successo dopo, ahimè, è sfortuna e perché gli eventi non ci hanno portato a realizzare quello che pensavamo, dice Roat. Non solo, ma numerose truppe hanno continuato a battersi bravamente anche dopo tale decisione.
Infatti, a seguito di circostanze che non conosco abbastanza bene per riportarle, non le conosce, lui è il capo del Stato Maggiore dell'Esercito e non le conosce e non le ha scoperte neanche nei mesi a seguire, perché poi è scappato pure lui, ma lì proprio in senso proprio tecnico è evaso dalla cattività che appunto lo poneva proprio in giudizio per le malefatte anche riferito a questi fatti. È accaduto che una buona parte delle truppe della difesa è rimasta nelle sue posizioni ed ha continuato la resistenza. Non solo, ma che il giorno 10 rientrarono alla capitale le divisioni che avevano ripiegato su Tivoli. Essi vi giunsero peraltro quando già nel pomeriggio, in seguito a un ultimatum di Kesselring, era stato concordato di desistere dalle ostilità. Quindi dice sostanzialmente, questi che si sono difesi bravamente, però contro gli ordini che avevano ricevuto, quindi in qualche modo contraddice se stesso. Bene, io direi che per oggi possiamo anche terminare, anche perché, come si dice, non ci mangiamo il fegato tutto in una volta, diamo un po' di tempo per avere altre occasioni per in qualche modo metabolizzare questi racconti che onestamente non ci fanno bene, o almeno a me non fanno bene nel leggere questi arrampicamenti sugli specchi. Sentiamo proprio le unghie che scivola dallo specchio di Roatta, che in qualche modo cerca di difendere l'indifendibile. E non sto parlando di Roma, sto parlando della sua posizione personale e diciamo giuridica all'interno di un organigramma gerarchico delle forze armate. Bene, con questo io vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale. E ci vediamo domani con la quarta, in realtà sarebbe la quinta perché abbiamo recuperato la seconda bis, quindi la quarta parte del racconto che Roatta fa dell'armistizio, e vediamo, ne troveremo delle belle si fa per dire, ma in qualche modo avremmo soddisfazione nel nostro Roatta preferito. Ebbene, ciao ciao, mi piace, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao.